Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Mandare in malora il circolo di Luminopoli. Fatto. Bene così. Comunque salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo format che, come di consueto, è scomparso per un mese e finalmente è ritornato in gran carriera. Spero che non abbiate perso l'interesse, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questa serie e per farmi vedere che comunque vi piace e che volete altri video, ma magari anche prima di questo, cioè nel senso... insultatemi più volte nei commenti, ricordatemelo che non li faccio questi video, sennò poi finisce male. Ragazzi, sono appena tornato dalle vacanze in Toscana. In realtà non è vero, perché questo video lo state vedendo mentre sono in Inghilterra. Devo fare tutto veloce, quindi non perdiamo ulteriore tempo. Sapete già l'argomento di questo video. Per quanto mi riguarda, la generazione migliore è la, lo sapete pure, quinta, ragazzi. La quinta generazione secondo me è la migliore. Ora, so benissimo che ci sono un sacco di dibattiti su queste cose qui. La quinta generazione, la merda, i bimbi Zekrom. Però adesso vi andrò a spiegare, anche sottolineando diciamo i difetti delle altre generazioni, perché secondo me la quinta merita di essere considerata la migliore, presa nel complesso, e quindi in nero bianco e in nero 2 bianco 2. Sì, tipo l'ho detto molto stile robot, però in dettaglio, fate finta che non abbia, cioè, vabbè. Dunque, la quinta generazione, una generazione sede della prima trama veramente matura del gioco, una generazione che voleva nelle sue intenzioni rappresentare un cambio completo rispetto alle quattro precedenti, è una generazione che probabilmente proprio per questo è stata per tantissimi anni ghettizzata e mandata a fanculo dai fan più veterani. Questo di fatto è dovuto anche alla questione che non c'erano praticamente Pokémon delle generazioni precedenti, ma solo di quinta generazione, perlomeno nella parte precedente alla Lega, in quanto Game Freak voleva per l'appunto creare un qualcosa di totalmente nuovo e che ricordasse in un certo modo la prima generazione, probabilmente non riuscendoci. A proposito di prima generazione, direi di fare una piccola escalation di tutte le generazioni, analizzando sia i loro lati positivi che soprattutto i lati negativi, per darvi insomma i parametri per i quali ho deciso nella mia coscienza che la quinta generazione è la migliore in assoluto. Fermi tutti, fermi tutti. L'ho deciso per me, non per voi, quindi se trovo un commento di insulti qua sotto, lo banno. Detto ciò, prima generazione, per quanto mi riguarda, secondo me è veramente da pazzi. È da pazzi considerare la prima generazione la migliore, ma per una semplice questione di... Raga, su, è stata fatta nel 96, è stato il primo gioco Pokémon. Era praticamente una beta, non si sapeva nulla, e difatti è quello che è, insomma, una trama più o meno inesistente. Ovviamente non vado a considerare la grafica, perché a parte dopo, però vedremo, insomma, vi farò capire in sostanza. La grafica non posso considerarla perché giustamente, come ho detto prima, è del 96, una trama inesistente, personaggi piatti come la merda, un team malvagio che boh, appare e scompare, non è in nessun modo legato alla trama, e un dopo Lega che non è un dopo Lega. Quindi la prima generazione può essere sicuramente la preferita da molti, perché è stata la prima, perché di qua accanto la storia, e ci sta, anch'io l'apprezzo tanto per questo, perché la ritengo un punto saldo e ciò che ha dato vita a tutto quanto. Però secondo me darla come la migliore in assoluto è da pazzi, totalmente. Poi uno ci può essere affezionato, ci mancherebbe. Passiamo adesso a un gradino sopra, la seconda, ragazzi. La seconda generazione è invece una generazione molto particolare, secondo me, perché è l'unica che rappresenta in realtà un sequel della prima, un sequel della generazione precedente, e quindi secondo me si porta appresso un pochino i difetti di questa prima generazione. Un team malvagio che, oltre a non essere in nessun modo implicato nella trama principale, quindi riguardante il leggendario della Lega, in sostanza tutte queste cose qua, non c'è pure un capo. Cioè non c'è il capo, Giovanni scappa, e il Team Rocket di seconda generazione, ragazzi, è inguardabile. C'è in seconda generazione l'aggiunta del Pokémon leggendario e di una trama riguardante quest'ultimo, ma è letteralmente sconnessa anche lei dai binari principali del gioco. Cioè, come se ci fosse un sentiero che ogni tanto si dirama e va da quelle due parti. Non sono due cose unite, sono separate, però ci sono. Ed è strana come cosa, perché non è molto normale che a un certo punto durante la trama tu arrivi da un leggendario senza particolari connessioni con la trama. Questo viene però sistemato nella terza generazione. Sapete, l'ho già detto molte volte, che per quanto mi riguarda la terza generazione è la peggiore. E adesso vi spiego perché.
è vero che c'è stato l'implemento grafico dal Game Boy a Color al Game Boy Advance. È vero che i leggendari vengono implementati nella trama, ma Cristo Dio quanto fanno schifo i personaggi. I personaggi della terza generazione sono una merda, fatemelo dire, fanno schifo. Max e Ivan sono vergognosi. Vera è vergognosa. Il campione è clamorosamente vergognoso. Sia Rocco Petri che Adriano sono tristissimi, ragazzi, in confronto a Lance e in confronto a Gary. A fronte poi di una regione come quella di Hoenn, caratterizzata da grandissima varietà ambientale, che sicuramente è un fattore positivo, Ambiamo alla vittoria. Abbiamo un dopolega orripilante. Un dopolega che dopo quello di Pokémon Oro e Pokémon Argento, sinceramente, ha fatto accapponare la pelle. Perché secondo me, dopo quello che avevi mostrato in seconda generazione, portare in terza generazione in Pokémon Rubino e Zaffiro, perché poi si salvano con Smeraldo e il Parco Lotta, ma portare come dopolega la cattura di Latios, dei tre reggi e una torre lotta che ti faceva venire il cagotto, secondo me è stata una scelta pessima. Attenzione che qua arriviamo alla generazione intoccabile. Quarta generazione. Cosa non mi è piaciuto della quarta generazione? Sostanzialmente niente. La quarta generazione è fantastica, quasi a pari merito della quinta per quanto mi riguarda. Abbiamo il classico implemento grafico e va bene, ci può stare. Abbiamo una trama sicuramente meglio sviluppata, con i leggendari coinvolti in maniera migliore e più profonda. Abbiamo Cyrus, che è un grandissimo personaggio, fatto davvero bene. I generali purtroppo sono sinceramente tutti uguali e senza un minimo di personalizzazione. Lucinda non la calcolo. Barry è un personaggio particolare che sì, è caratterizzato però molto superficialmente, cioè sì, è si pente di qua, cambia durante la trama ma non ha un vero e proprio passaggio, secondo me più che altro mi sembra molto tirato come personaggio, questo voglio dire. Secondo me ha un cambiamento molto 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 spinto, cioè come se Game Freak si fosse accorta: ehi, forse è il caso di cambiarli sti personaggi, però come se non avesse ancora imparato bene a farli. Altro grandissimo punto a favore della quarta generazione, oltre ai grandissimi nuovi Pokémon che sono stati introdotti, secondo me è anche la caratterizzazione di alcuni personaggi, se possiamo così dire, secondari. Mi viene in mente Corrado, mi viene in mente Vulcano, poi in realtà ci sarebbe Camilla, che per quanto sia un campione figo e tutto quanto, non è eccessivamente caratterizzata, a parte per... vabbè. Anche il dopolega della quarta generazione in realtà lo trovo veramente buono, con quell'isoletta messa lì, la cast di Itran e tutto quanto. Non è per niente male. Anche lì c'è solo la torre lotta, però con Platino rimettono a posto come avevano fatto con Smeraldo. Quindi, per quanto mi riguarda, la quarta generazione è sicuramente molto vicina alla quinta. E in realtà la differenza che c'è, per quanto mi riguarda, tra quarta e quinta è per un puro fattore personale. La sesta generazione, ragazzi, me la sbrigo molto velocemente. A parte le mega evoluzioni e l'implemento grafico, è un gioco brutto. X e Y sono giochi brutti, perdonatemi, ma io non li ho potuti soffrire. La trama ha del potenziale, ma viene mandata a fanculo velocemente. Ci sono dei personaggi fantastici che sono sprecati all'interno di quel gioco. Parlo di Elisio, che è stupendo. Parlo di Azeta, che è stupendo. Messi in una trama che non rende onore per nulla a questi due personaggi. Quindi la sesta generazione io la scarterei subito. Penso che sia quella che ho odiato più di tutte, sinceramente. Mentre poi la settima presenta una trama con del grandissimo potenziale, che però sembra essere stata sfruttata superficialmente, a meno che in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna non migliorino le cose. E sinceramente per il momento mi astengo dal giudicarla totalmente. Detto ciò, che cosa mi porta a preferire la quinta generazione rispetto alla quarta? Partiamo subito col fatto che la quinta generazione ha un difetto abbastanza marcato, che secondo me è il fattore grafico. Cioè, il fattore grafico in quinta generazione è particolare, secondo me, perché era un gioco molto pesante per il DS e quindi sono stati dovuti fare alcuni tagli, secondo me, letteralmente alle grafiche del gioco. Basti pensare ai pixel allucinanti che si vedono qua e là durante le battaglie. Insomma, la pecca generale, la macchia di questa generazione di poco nero bianco e nero 2 bianco 2, secondo me, è il fattore grafico sotto questo punto di vista. In realtà poi nero 2 bianco 2 e nero e bianco hanno aggiunto quei piccoli scorci di 3D che poi sono stati meglio sviluppati nelle generazioni successive, in particolare nella sesta. Basti pensare, ragazzi, ad Austropoli, in sostanza. Avete presente, no? Lo Sky Harrow Bridge, Austropoli, che puoi andare e vedere le case, le cose belle, no? Ok, perfetto. Secondo me, da questo punto di vista, la quinta generazione ha rappresentato un balzo. Ma che cos'ha fisicamente in più, secondo me, come generazione? Abbiamo finalmente una grandissima caratterizzazione
interpretazione di ogni singolo personaggio che incontriamo all'interno del gioco. Per quanto mi riguarda, cioè, il trio oscuro è caratterizzato bene, Gekis è fantastico, N è fantastico, Bell mi sta sul cazzo, ma minchia si è caratterizzata bene, Komor, stesso discorso per Bell, Nardo è un campione che può piacere o non può piacere, però è davvero caratterizzato bene, è un campione atipico, è una figura secondo me geniale. La trama di Pokémon Nero Bianco e di Nero 2 Bianco 2, anche se nel secondo caso avrei qualcosa da ridire perché ci sono un paio di incongruenze, però è sicuramente una trama fatta davvero bene. È una trama matura, una trama che coinvolge discorsi filosofici, intrecciata, che ancora adesso secondo me nasconde dei particolari che non sappiamo e che non siamo riusciti bene a comprendere. Il rapporto tra N e Gekis, dove è finito N, in sostanza tutte queste cose fantastiche. Ci aggiungo anche i Pokémon di quinta generazione che personalmente, starter a parte, apprezzo davvero tantissimo. Secondo me è stata un'idea interessante, un'idea geniale quasi, riportare su un piano più semplice, se vogliamo, per quanto riguarda la scelta dei Pokémon, la quinta generazione rispetto alle prime quattro, anche se poi non è stata apprezzata dai fan, perché io voglio Charmander, non dov'è Charmander? Poi il post-lega di Nero e Bianco è in realtà particolare, perché è un post-lega non completo che si va a completare con Nero 2 e Bianco 2, che hanno, e qui ragazzi lo dico, un post-lega con i cazzo di controcazzi, e apprezzate l'allitterazione, perché ragazzi, questa è veramente, quello di Nero 2 e Bianco 2 è il dopolega per eccellenza. E da quel dopolega lì non ne hanno più fatti. Cioè, dopo quello lì hanno detto, ok, basta, io la figata l'ho fatta, me ne vado, ciao, è stato un piacere. Che altro? Penso di aver spiegato più o meno bene i motivi per i quali preferisco la quinta generazione a tutte le altre. Spero di aver fatto capire anche la differenza tra la quinta e la quarta generazione, che sostanzialmente, oltre a essere personale per quanto riguarda la trama, l'ho preferita molto di più quella di quinta rispetto a quella di quarta, nonostante quella di quarta sia molto bella, sta nel fatto che secondo me la quinta raggiunge un livello di caratterizzazione di ogni personaggio, più o meno, chi più chi meno, che secondo me sarà difficile da ripetere. Molto sostanzialmente io penso questo. Poi ragazzi, ovviamente su questo discorso sappiate che ci sono i pareri personali. I pareri personali, i gusti personali, le esperienze che abbiamo avuto con le varie generazioni, e ci sta tantissimo che uno preferisca la terza alla quinta, e non sono qui io a spiegare i motivi per i quali una generazione deve essere oggettivamente migliore dell'altra. Ci sono i pareri personali e nessuno dovrebbe dare spiegazioni ad altre persone riguardo a quello che piace a questa persona. Sì, mi sono inceppato però a dettagli. Comunque ragazzi, fatemi sapere se volete nei commenti quella che per voi è la migliore generazione, quella a cui siete più affezionati. Se volete dare delle motivazioni, sentitevi pure liberi di farlo, non c'è assolutamente problema. Se volete anche contestare qualcosa che ho detto nel video, possiamo creare delle belle discussioni. Io vi saluto ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social in descrizione, premete la campanella che ultimamente YouTube fa i capricci, e noi ci becchiamo in un prossimo video.